La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone un video contenente la seconda puntata della serie dedicata alla sfortunata Lancia Gamma, vettura all'epoca assai discussa e controversa, che venne prodotta nelle versioni berlina e coupé, in due serie distinte, per circa 9 anni, a partire dall'anno 1976 e sino all'anno 1984. Prodotta e commercializzata dopo l'avvenuta acquisizione del celebre marchio Lancia da parte del colosso industriale Fiat, principalmente a causa delle numerose problematiche che affliggevano il suo propulsore, la Lancia Gamma ricoprì con scarsa fortuna, nel periodo compreso tra la seconda metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, il ruolo di ammiraglia nel listino ufficiale della nota casa automobilistica italiana, sin dai suoi albori celebre per la raffinatezza delle soluzioni tecniche e la cura certosina nelle finiture che contraddistingueva i modelli da lei concepiti. L'abitacolo di entrambe le versioni appartenenti alla prima serie prodotta della Lancia Gamma purtroppo a livello di finiture denunciava l'influsso della nuova gestione da parte della Fiat, che inevitabilmente, in virtù dell'applicazione di notevoli economie di scala, tipiche peraltro del colosso automobilistico torinese, da sempre specializzato nella produzione di vetture di tipo utilitario, si traduceva in un generale scadimento qualitativo rispetto a quello che era sempre stato il consueto ed eccellente standard tipico del celebre marchio, di cui una delle espressioni migliori era stata l'eccelsa fattura degli interni delle varie versioni della Lancia Flavia Berlina e Coupé prima, e della Lancia 2000 Berlina e Coupé poi, ossia i modelli che in precedenza avevano occupato la stessa posizione nella gamma della celebre casa automobilistica italiana. Il disegno della plancia della nuova ammiraglia Lancia, piuttosto complesso e tormentato, ricordava in una certa misura quello prerogativa della plancia che equipaggiava la quasi coeva Fiat 132, auto che ovviamente era destinata ad occupare una fascia di mercato ben diversa, decisamente più utilitaria rispetto a quella occupata dalla Lancia Gamma. Inoltre, allo scopo di ottemperare alle esigenze di standardizzazione tipiche della nuova gestione del marchio, a differenza di quanto era accaduto per le versioni berlina e coupé della precedente Lancia 2000, sulle versioni berlina e coupé della Lancia Gamma venne adottata la stessa plancia, che purtroppo presentava degli standard di finitura piuttosto modesti, davvero inadeguati a quelli tipici del rango delle berline di prestigio, ossia quello al quale la nuova ammiraglia di casa Lancia si fregiava di appartenere. In effetti sulla plancia della stessa, che era rivestita da un materiale plastico dall'aspetto assai economico, non era ravvisabile la presenza di pannelli realizzati in metallo satinato o in legno pregiato, come pure non era ravvisabile quella di profili cromati, mentre invece abbondava quella di finiture realizzate appunto in plastica dall'aspetto piuttosto misero. Su entrambe le versioni della Lancia Gamma, sia la berlina e sia la coupé, anche il volante era caratterizzato da un disegno piuttosto pesante, ed in luogo delle sottili razze e delle raffinate corone realizzate in legno antischeggia che sfoggiavano i volanti montati sulle varie versioni delle precedenti Lancia Flavia e Lancia 2000 Coupé, esso sfoggiava due razze dal disegno massiccio ed una spessa e anonima corona, entrambe rivestite in poliuretano espanso. Il quantitativo degli strumenti in dotazione alla nuova ammiraglia era invece notevole, essendo presenti, oltre ai classici contachilometri e contagiri, entrambi analogici e di foggia circolare, ma purtroppo dotati di una grafica piuttosto cervellotica e decisamente poco attuale anche per gli standard stilistici dell'epoca, ben 4 indicatori, analogici anch'essi, però di foggia quadrangolare. La dotazione di spie, che erano in maggioranza collocate all'interno degli strumenti principali, era ridotta all'essenziale, mentre la grossa palpebre di foggia quadrangolare che cingeva la strumentazione era caratterizzata dal possedere dimensioni davvero eccessive, e ciò indubbiamente finiva per costituire una delle particolarità più evidenti del design degli interni della nuova ammiraglia. La collocazione sulla plancia del vano che doveva ospitare l'autoradio, seppur razionale, tradiva inevitabilmente l'anzianità del suo progetto, che in effetti risaliva alla fine degli anni 60. Alla destra del gruppo di strumenti era poi collocata una batteria composta da 6 pulsanti, aventi foggia circolare, mentre sulla mezzeria del cruscotto erano collocati i comandi della climatizzazione, o, se presente, quelli del condizionatore.
Il cruscotto della nuova ammiraglia Lancia si raccordava con il tunnel centrale mediante la presenza delle bocchette della climatizzazione, di foggia rettangolare, le quali erano collocate in prossimità di un grosso vano porta oggetti, sulla cui parete verticale di fondo trovava una assai poco felice collocazione un orologio analogico, che in ragione della stessa appariva anche poco visibile al pilota ed al passeggero. Sotto tale vano era collocato uno sportellino basculante, anch'esso di dimensioni notevoli, al cui interno erano collocati il posacenere e il relativo accendisigari. Appariva poi senza alcun dubbio davvero particolare la forma del pomello della leva del cambio, contraddistinto com'era dalla sua strana foggia tetraedrica. Tale singolare foggia, anche se in modo molto meno pronunciato, stranamente ha fatto la sua ricomparsa, quasi 40 anni dopo, sul pomello della leva del cambio della Lancia Y, nella versione prodotta a partire dall'anno 2013. Da un punto di vista estetico appariva piuttosto ordinario anche lo spoglio tunnel centrale, sul quale era ravvisabile la presenza della leva del freno di stazionamento, che si presentava di foggia convenzionale, e quella degli interruttori che consentivano l'azionamento degli alzacristalli elettrici. Nel retro dell'abitacolo della Lancia Gamma Coupé erano alloggiati due sedili posteriori che concorrevano alla formazione di una panchetta, al centro della quale era ravvisabile la presenza di un altro sportellino contenente posacenere e accendisigari. Tale panchetta, nonostante le sue dimensioni contenute, complice anche la mancanza del tunnel centrale dovuto alla presenza della trazione anteriore, consentiva ai suoi eventuali occupanti di viaggiare abbastanza comodamente. I pannelli interni delle portiere, peraltro di dimensioni generose, erano ovviamente rivestiti con lo stesso materiale utilizzato per rivestire i sedili, ed il disegno dei maniglioni ancorati agli stessi ricordava vagamente quello peculiarità di quelli montati sulle Fiat 130 Coupé, altro modello il cui design era stato curato dalla carrozzeria Pininfarina. Anteriormente, tra le due alette parasole sul tettuccio della Lancia Gamma Coupé era situato un pannellino contenente una luce di cortesia, anch'essa di aspetto decisamente economico, mentre una seconda luce di cortesia, di dimensioni inferiori, era situata posteriormente. Il disegno degli interni della Lancia Gamma Coupé appartenenti alla prima serie prodotta era in una certa misura ispirato a quello delle Dream Car che avevano affollato i saloni dell'auto che si svolgevano tra il finire degli anni 60 ed i primi anni 70, in quanto il rivestimento dei suoi sedili era contraddistinto dalla presenza di vistose e fitte trapuntature che originavano il tipico effetto a salsicciotto, ed essi, tra l'altro corredati di poggia testa dalla foggia piuttosto particolare, erano inoltre rivestiti da velluti tinteggiati in colori molto vivi. Il disegno della selleria che equipaggiava le Lancia Gamma Berlina appartenenti alla prima serie prodotta era invece molto più tradizionale, ma essa era ricoperta dallo stesso tipo di velluto tinteggiato in colori vivacissimi utilizzato per rivestire quella della versione coupé, e ciò non mancò di suscitare qualche critica tra gli operatori del settore e la clientela Lancia più affezionata e tradizionalista, che giudicava l'impiego di tale rivestimento totalmente inadeguato a guarnire la selleria di una berlina di rango. La stessa selleria, su entrambe le versioni della nuova ammiraglia Lancia, ovviamente su espressa richiesta del cliente, poteva essere disponibile anche foderata in pelle, benché la qualità della stessa fosse solo discreta, mentre la tonalità in cui era dipinta era anch'essa piuttosto particolare rispetto ai consueti standard seguiti dai marchi concorrenti. Ad ogni modo gli interni rivestiti in pelle valorizzavano esteticamente entrambe le versioni della nuova ammiraglia Lancia, donandogli senza alcun dubbio un aspetto in generale migliore, molto meno utilitario, e dunque più adeguato alla classe alla quale la vettura apparteneva. L'abitacolo della Lancia Gamma Berlina, che condivideva con la versione Coupé l'impostazione generale e la maggior parte della componentistica, in ragione della conformazione della sua scocca e della lunghezza dell'interasse tra le ruote anteriori e quelle posteriori, comunque si presentava decisamente ampio, ed essendo anche molto ben insonorizzato, garantiva un ottimo comfort di marcia ai suoi occupanti. Appare poi assolutamente degno di nota il fatto che gli ingegneri che collaborarono alla stesura del progetto della nuova ammiraglia tennero in gran conto l'esito dei più recenti studi relativi agli accorgimenti da adottare per garantire il più possibile la sicurezza degli occupanti in caso di incidente, tanto che la Lancia Gamma Berlina fu una delle prime vetture prodotte in Italia ad essere corredata delle portiere dotate delle famose barre anti-intrusione, oltre che naturalmente del piantone dello sterzo collassabile, della scocca a struttura differenziata
differenziata, degli attacchi a tre punti per le cinture di sicurezza, dei poggiatesta anteriori e posteriori, e del serbatoio collocato verticalmente a ridosso del vano bagagli, dunque per quanto possibile al riparo dalle conseguenze di un violento urto alla parte posteriore della carrozzeria. Anche il comportamento stradale delle due versioni della nuova ammiraglia, grazie alla presenza di una larga carreggiata, di sospensioni molto efficienti, di un impianto frenante di ottima fattura asservito a quattro freni a disco, e di un basso baricentro, favorito dalla configurazione a cilindri contrapposti che contraddistingueva il propulsore, era assai affidabile ed equilibrato. Nella dotazione di accessori della nuova ammiraglia Lancia erano ovviamente compresi i cerchi in lega, che in entrambe le tipologie disponibili erano caratterizzati da un disegno molto particolare ed esteticamente piuttosto piacevole. Entrambe le varianti della Lancia Gamma 2000, sia la versione berlina, e sia la versione coupé, venivano equipaggiate di serie con i cerchi aventi un diametro di 14 pollici, e caratterizzati dal particolare disegno stellare a 5 raggi. Le versioni coupé e berlina della Lancia Gamma 2500 invece venivano equipaggiate di serie con i cerchi aventi un diametro di 15 pollici che erano contraddistinti da un disegno molto particolare, ancora oggi sorprendentemente moderno e attuale, e che sopravvissero alla sfortunata ammiraglia, in quanto furono successivamente utilizzati, quasi del tutto analoghi, per equipaggiare le Lancia Tema blindate e le Lancia Tema limousine, nonché alcune versioni della Fiat Croma, blindate anch'esse, e prodotte nel corso degli anni 80 e 90. Più raramente alcune Lancia Gamma, sia in versione coupé, e sia in versione berlina, vennero invece equipaggiate con i ben più proletari cerchi fabbricati in lamiera stampata, di foggia molto simile a quelli che equipaggiavano la precedente Lancia 2000, che oltre ad essere di fatto l'antenata della poco fortunata Lancia Gamma, aveva rappresentato il culmine dell'evoluzione tecnica ed estetica della riuscita Lancia Flavia. Purtroppo, a causa del notevole quantitativo di noie di carattere tecnico, talvolta molto gravi, che si palesò, e che all'epoca afflisse in particolar modo gli esemplari appartenenti alla prima serie commercializzata del nuovo modello, la fama che la Lancia Gamma si costruì presso gli operatori del settore automobilistico ed i suoi proprietari, tecnicamente parlando, fu davvero pessima, se non addirittura catastrofica. Qualcosa in effetti all'epoca certamente non funzionò, poiché davvero molteplici e svariati furono i problemi di natura meccanica che, soprattutto subito dopo l'esordio ufficiale sul mercato automobilistico di allora della nuova ammiraglia, ne offuscarono pesantemente e in modo irrimediabile l'immagine presso la sua potenziale clientela, dipingendola presso la stessa come una vettura problematica, assolutamente poco riuscita e del tutto inaffidabile. Certo è che le particolari e indubbiamente rivoluzionarie idee che supportarono la stesura del progetto iniziale non furono poi degnamente supportate da una successiva serie di collaudi condotti in modo accurato e da un'attenta messa a punto finale. Disgraziatamente inoltre, non sempre i correttivi tecnici posti successivamente in atto allo scopo di porre rimedio alle numerose e talvolta gravi lacune funzionali che la nuova ma sfortunata ammiraglia denunciava furono totalmente efficaci e risolutivi. Solamente in concomitanza con l'immissione sul mercato della seconda serie prodotta, che ebbe luogo all'inizio degli anni 80, il problematico modello riuscì a raggiungere una discreta affidabilità complessiva, ma ormai la sua immagine presso l'eventuale utenza era stata danneggiata in modo pressoché irrimediabile. Nel tentativo di porre un rimedio definitivo alla notevole mole di inconvenienti funzionali che affliggevano il fragile e problematico propulsore della Lancia Gamma, vennero anche vagliati alcuni possibili sviluppi della formula che aveva portato alla realizzazione dello sfortunato progetto. Fra di essi si può senza dubbio annoverare quello consistente nell'adozione di una radicale serie di modifiche, peraltro difficilmente attuabili a produzione avviata, alla configurazione originale del motore, come per esempio il montaggio di testate a quattro valvole per cilindro, e quello relativo alla sperimentazione di una versione turbocompressa dello stesso. In effetti alcuni esemplari della sfortunata ammiraglia modificati allo scopo vennero anche fotografati mentre stavano effettuando alcuni cicli di collaudo su strada da alcuni giornalisti dipendenti di note riviste del settore automobilistico, che ovviamente si affrettarono a consegnare le foto scattate alle rispettive redazioni affinché le pubblicassero, ma successivamente la realizzazione di questi prototipi non portò ad alcuno sviluppo concreto.
La Giuseppe De Maria Production si augura che questo video sia stato di tuo gradimento. Se vuoi mettigli un bel mi piace, commentalo, condividilo, aggiungilo ai tuoi preferiti, iscriviti a questo canale YouTube e abilita le notifiche per essere costantemente aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi video. Ogni settimana la Giuseppe De Maria Production pubblicherà alcuni video dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.